A giugno esce Crash It Lives, il sesso dopo i figli. Il sesso dopo i figli? Si fa una volta all'anno. Escluso cosa? Escluso che non si faccia più, esclusa la rarefazione. Ah, quindi tutto come prima? No. Decisamente mi sento di poter dire di sì. E sentiamo, da una coppia il sesso dopo i figli. Quale coppia? È l'amica. L'ambito della famiglia è già diverso dall'ambito della fidanzata. Cosa cambia nella coppia? Non vedo perché debba cambiare dopo i figli. No, nel senso che c'è un oggettivo impedimento. Devono... No, ci sono le tate, ci sono le nonne. È difficile. Difficile in che senso? Perché i figli sono sempre in mezzo. Il sesso dopo i figli. No, vabbè, è uguale. Per me sì. Loro non danno problemi, no? No. Ognuno dorme nel suo letto. Senza figli? il sesso dopo i figli. È bellissimo. Perché ridete? Perché non è che voi avete. No, non è che avete terminato. No, direi affatto. È una delle cose che temo di più, infatti. È una delle che cosa? Che dopo non si trova che neanche. Dopo dovremmo ritagliare gli spazi, le camerette. C'è il tempo che va più lo spazio fisico. Diventa complicato. Invece, senza figli fate il cavolo che volete, giusto? Sì. È un po' egoista da dire. Però quindi non c'è nessuno stato come prima. Non c'è nessuna. Sì. Quindi ne farete un altro, ne avete già un altro. No, non si sa. Però ci penserete fra qualche anno. Ci penserete. Nel frattempo. Nel frattempo si può. Si può. Va bene. Ok, è un film. Ci si diverte, è un film per tutti. Crash and Lie, ciao, grazie. Ciao.